Poverino, un primo bilancio di questo inizio di campagna elettorale suo, la sua esperienza, è un debutto? Beh, sicuramente entusiasmante. Abbiamo iniziato sabato e domenica nelle province sulle quali ho intenzione di impegnarmi molto insieme alla capitale, quindi credo che la presenza, ma soprattutto l'entusiasmo della gente mi ha dato la carica della quale avevo sicuramente bisogno. Fa paura la Bonino? Non fa paura nulla se si è convinti delle proprie idee, dei propri valori. Ieri la Bonino ha detto un tratto distintivo è quello del quoziente familiare, ma io parlo anche di assistenza ai bambini e agli anziani rispetto alla Polverini. Beh, nella famiglia sono i bambini e gli anziani, non credo che siano altrove. Politiche per la famiglia significa politiche per tutti quei problemi che si ritrovano all'interno del nucleo familiare, quindi sicuramente anziani, sicuramente bambini, sicuramente donne, giovani, occupazione, tutto questo è nella famiglia. Bonino però dice che il quoziente familiare incentiva la donna a rimanere a casa, si favorisce un vecchio tipo di impostazione familiare. Assolutamente no. Ci sono paesi molto simili al nostro, come la Francia, che hanno fatto del quoziente familiare un cavallo di battaglia, e lì le donne non solo sono molto più occupate delle donne italiane, ma fanno anche più figli. Come si vede quello che sta accadendo all'interno della coalizione di centro-sinistra, visto che lei comunque è un candidato sganciato da logiche politiche? Ma guardi, io sto ragionando anche oggi sul costruire una coalizione forte per il centrodestra per vincere le elezioni regionali. Questo, quello del centro-sinistra, è un problema ovviamente loro. Polverini, nel suo comitato elettorale c'è il senatore Fazzone che è stato coinvolto nel caso Fondi. La imbarazza questa cosa? Guardi, io ho fatto un comitato elettorale che è l'espressione dei partiti che sostengono la coalizione. Ecco.